Allora, vediamo che cosa ha combinato questo stravagante postino toscano a Sarabanda. Buonasera, ben trovate, ben trovati. Voglio presentarvi gli sfidanti. La prima sfidante è, ha 24 anni, è una hostess e posa nuda come modella, Danny Caricato. Hi. Posa, è una... I'm very happy to be here. Posa nuda. Al secondo sfidante, Valerio. Terzo sfidante, 24 anni, Graziella Conti. Ciao. E il quarto sfidante, 47 anni, sì, viene da Capannori, provincia di Lucca. Cosa tiene? Un portafortuna? Un portafortuna che è un cucciolino. L'ho chiamato Papolo, gli ho messo gli occhiali. Papolo? Sì, posso tenerlo qui? Cioè, io assomiglio a Papolo. Vabbè, Papolo Emilio Belardini, è un portalettere. Grazie. Ti ammiro molto, grazie. Ma che somiglia molto? Ti ammiro molto, detto. Eh? Ti ammiro molto io, ti ammiro molto. Ma dimmi te, ma ti importa lì. Allora, andiamo da... Non ci ho capito più nulla. Uno, due, tre. C'è già la segretaria. C'è già la segretaria. Sì, sì, che bacio al fumazzo, mamma mia, che scena. Ma guarda te. Sì, abbiamo capito. Ora abbiamo preso... Complimenti. La lotta è tra Graziella e Emilio. Ma le può strofino al pupazzo anche mentre io conto? Faccia come vuole. Uno, due, tre. A pizza. Bravo, questo l'ho capito. Ma buono, ha smontato tutto. Ha smontato la scena. Mamma mia. Entri. Il campione! Come stai? Bene, come stai? Tutto bene? Come ti senti, milionario? Ti interrompo. Siccome la mia passione sono le poesie e anche dipingere delle cravatte, come questo ho pensato delle caratteri. Sì, ma voi. Fermo! Volevo dire una cravatta che ho dipinto io. È dipinta lei, però sì. Non si può far vedere. Lo capisce da solo che... Ma posso regalartela per piacere? Ma io me la prendo, però non la posso far vedere. Che faccio con le mani, io faccio il portalettere, ma come hobby, sì, come hobby dipingo e poi scrivo anche le poesie che mi piacerebbe anche musicare. Sì, però mi perdoni, io non la posso far vedere questa lettera. Questa cravatta. A me non importa, basta che la prenda lei. Ma la prendo io. Ma come faccio ad andare tutta la puntata così? È impossibile. Emilio, lei è molto simpatico, però è un po' porcellone, c'è sulla cravatta. No, ma è una cosa molto... No, è una cosa... È porcellone, però adesso noi andiamo avanti. È dedicata alla mia vecchia vita. Emilio, se tu avevi... Come ti sei? Se tu avessi vinto 165 milioni, cosa ci avresti fatto? Se avessi vinto 165 milioni, io facevo tante cose, Se avessi vinto 165 milioni, facevo tante cose, Guardi, io le voglio dire una cosa, che la notaio, se lei mi risponde poi così alle risposte... Ha detto se avevo vinto 165 milioni. Ho capirebbe tante cose. Avrei fatto tante cose. Però se lei mi parla tutto appiccicato così, quando risponde poi alle domande, la notaio non deve scandire? Sì, ma io rispondo meglio. Vabbè. Allora, prima nota. Indovinate il titolo di questa canzone, musica! La 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 la. Stop, si è parlato Emilio! Ci sarà! Sì, ci sarà! Adesso io mimerò. Enge! Ma guarda, mamma. La ca. Enge! Cala. Emilio! Mia nonna delle 12 mamme. Che è anche una sigla di una pubblicità. Aspetta. Una pubblicità di biscotti. Posso dire la marca? Aspetta! Non ho capito il titolo. Mia nonna delle 12 mamme. No! La minna nanna delle 12 mamme! Hai dimenticato la! Però notaio, scusi! Può rivedere la moviola perché ho detto gnì. Ho detto gnina nanna delle 12 mamme! Quindi la gnì, non l'hai detta! La gnì iniziale, l'hai detta? Ho detto gnina nanna delle 12 mamme! Quindi la gnì non l'hai detta! Non so se l'ho detta! Non l'ha detta la! Che peccato! No, ma perché.
che è una canzone che cantava Edoardo Spadaro. Edoardo Spadaro. Ma non hai detto là, Emilio. Non posso... andiamo avanti. Nota. Che è? Non si nervosisca. La lettera... Andiamo avanti con la prossima nota. Poniamo il caso che io e Emilio ci andiamo a fare una passeggiata. Passeggiamo. Io e te, no? Passeggiamo. Tricca, 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 tricca. A un certo momento... Squilla il telefono. Chi è? È la ca? Emilio, è la ca? È la ca? È la cameriera. Ma di chi? È la capra. No, la camera, al telefono, è la cam? La cammellina. La cammellina. E chi è la cammellina? Ah, l'ha detto te la cammellina. Chi è la cammellina? Non l'ha detto lui. Non voglio saperlo. Niente, andiamo avanti, prossima nota, scelta. Che cosa hanno in comune le canzoni Campanaro, Ipocrisia, Volevo dirti, La luna si veste d'argento, Figli, si prenota Emilio. Sono arrivate tutte seconde al Festival di Sanremo. Bravo! Figli, Volevo dirti, 1983, Figli di Toto Cutugno. E quella tu me la ricordo. Bravo! Bravo! Emilio, 2 punti, Emilio! Se mi dici anche qual è il verso misterioso, mandi Valeria e Fabrizio allo spareggio. Vai. Ti rispondo così, ti amo. A chi? Sì, vediamo. Ti rispondo così, ti amo. Quando mi dici così ti fermo molto, bravo. Giù, Emilio, non baciare il pupazzo, giù Emilio. Emilio, giù. E ti rispondo così, ti amo, la canzone cantata da Mini Minopio. E Mini Minopio Freddy Buon Gusto. Anzi, la cantava Freddy Buon Gusto perché Mini Minopio faceva tutte quelle cosine. Ma che fine ha fatto Mini Minopio? Non lo so che fine ha fatto, si metta giù per cortesia, la faccia per me. Giù Danny, giù Emilio, tenga giù pure il pupazzolo là. Allora, conto fino a tre. 1, 2, 3. Valerio. Diamante di zucchero. Eliminato, mi viene da ridere. Eliminato Fabrizio, non ne faccio più. Mamma mia che puntata. Inizia Danny, l'asta è aperta. No, con 6. La indovino con 4. Ma no! La indovino con 1. E certo! A casa di Luca, di Benedetti, di Benedetti, di Gianni. Devi aspettare che faccio la nota. Tu te dico se non vuoi emozionare. Vado. Ma è esaurito. È venuta storta. Sempre a casa di Luca si piacerebbe mi è scritta Giampiero Artegiani. Giampiero Artegiani. Tu devi dire il titolo. A casa di Luca. Basta. Poi dici tutto il resto, aspetta. Di? Di Silvia Salemi. Scritta? Di Giampiero Artegiani. A che ora? Anche loro non lo ricordo. Sei simpatico e bravo. Grazie. Ma vivo singolo però, sono singolo. Sono singolo. No, mi piace stare singolo perché io voglio... Sì, cose, sì. Però, dico... Cioè, se vuoi trovarmi a casa qualche volta non c'è problema. Io! Sì, ti vengo a trovare. A Capannoli? Sì, vengo. Però mi devi telefonare. Vengo, ti chiamo. Emilio, il tuo terzo motivo. Baker Street, scritto Baker Street. Bravo! Bravo! Emilio, vuoi ridire cos'è quel pupazzo? Perché magari chi si fosse sintonizzato adesso... Mi ha fatto forte fortuna, perché questo è cucciolo, ma io l'ho chiamato Papolo. Papolo. E hai messo anche gli occhiali, hai visto? Sì, ho visto uguali poi. Sto parlando come te, quello è il problema. E Valerio, guarda, sto pure io, regaglio come... Cioè, attacco tutto. Adesso quinto motivo per Emilio. Giulie 367008. Ma come? E ti ripeti? Giulie 367008 di Giampieretti. Ma è impossibile! Ma è grandioso! Igara! Il Bobby Solo e i Matarichi!
Come hai fatto? Hai sentito una nota? Fermi tutti, perché qui c'è qualcosa che non funziona. Sì, l'ho detto già allora, io, però. No, un momento. Capito, adesso detto... parlo un attimo io. Sì, va bene. Adesso parlo un attimo io, sì, perché qui c'è qualcosa che non funziona e qui una carognata enorme. Sì, va bene. Allora, qui ti posso parlare con te, con il notaio? Allora, facciamolo. C'è un notaio in questo programma? Sì, stia calmo, però stia calmo, non mi faccia nervosire. No, che se ne ma se non sa perdere, ma se lei non sa perdere, non sbaglia a giocare. Io non sa perdere, sei tu che non sa perdere. Ho preparato fin dall'inizio. Le canzoni scritte sui polsi, ti faccio chiudere il programma. Vieni qua. Non c'è niente di polsi. Controlliamo, per favore. Faglielo vedere, che l'ho visto. Va bene, no. Se non si perde. Dall'altra parte. Ma se non si perde. No, mi sono schiacciato. Dall'altra parte. Mi sono schiacciato. Avete visto? Hai visto tu? Io non sono un pazzo, e lei un imbroglione. Scusa, adesso basta. Scusa. Dammi il braccio. Faglielo vedere. Ma c'hai scritto le canzoni! C'hai scritto! Ma che me la ci leggono adesso, Me la ci leggono! Ma che dici? Non capisco! Questo non è tremendo! Levati i capelli! È il grande braccio! Non lo ci noi! Vai, canta, canta! Tu! Di noi! E canta, vai, su! Bravo, sei stato molto bravo.